È il weekend del derby di Cerignola nel campionato di Serie C maschile pugliese. Al Pala di Leo, domani alle 18, di fronte Castellano Udas, capolista sempre più indiscussa dopo il successo di Ostuni e Olimpica quinta in classifica. Cercherà di ripartire dal Pala Amelfi di Brindisi, Ostuni seconda, opposta all'Invicta nell'incontro che apre oggi la sesta giornata di ritorno alle 17.30. A seguire alle 18 le gare di Foggia, dove Diamond quarta ospita una Valentino Castellaneta in salute e San Severo con Nuova Aglius contro Angiuli. Terz'ultima. L'altra barese, Adria, è invece impegnata alle 20 al Pala Balestrazzi di Scena, Poseidone Brindisi. Domani pomeriggio si gioca invece Barletta con Cestistica che riceve Ruvo alle 18.30 e a Manfredonia dove All More fa visita a Webin alle 19. Alle 18 invece Pala 2 a Fasano fra i locali e Murgia Santeramo. Ottimo periodo di forma per la squadra di coach Marzulli, che vanta la migliore serie del torneo con 5 vittorie, come osserva Carlos Sordi. Abbiamo lavorato bene nel periodo Natale. Puntavamo molto sull'inizio della seconda fase e adesso stiamo bene perché abbiamo messo una striscia di 5 vittorie di seguito. Aspettiamo ancora un'altra settimana e dopo andiamo a Ostuni a vedere se riusciamo a prendere quelli punti pure. Sì, penso che ormai il primo posto a Cerignola, loro hanno dimostrato di meritarlo perché sono stati molto costanti. Sicuramente lo Ostuni che stiamo vedendo adesso non è lo Ostuni che sarà alla fine. Loro si porteranno il secondo posto e sono i candidati dietro Cerignola. Bel campionato per le altre 6 squadre che stiamo dietro lottando per il playoff, perché ogni domenica devi guadagnare i punti sul campo, ci sono delle sorprese, una bella lotta lì per il playoff. In Serie D, impegno casalingo per le due battistrada, entrambe di Scena domani. Sunshine Vieste contro Junior Brindisi alle 18 e Libertas Altamura contro Pallacanestro Lecce alle 21. Domenica interna anche per AP Monopoli, quarta in classifica, opposta ad Aurora Brindisi in salute alle 18. Due le gare in programma oggi, quelle di Galatina fra Magic e Action Now Monopoli alle 18.30 e di Taranto tra Anspi, Santa Rita e Basket Calimera alle 18. A completare la quinta giornata di ritorno, la sfida di Martina fra la locale Basket School e Olimpia Rutigliano con inizio alle 18. Il turno di riposo tocca a Mensana Mesagne, terza in classifica, mentre è stato rinviato l'interessante confronto di Bari tra Officine Santulli e US San Pietro, appaiate a quota 20.